Siamo con Gabriella Castiglione per parlare dei prossimi eventi che si terranno tra le province di Pescara e Chieti, in particolare il 16 settembre a Città Sant'Angelo, il 18 a Perano. Parliamo di concerti di pianoforte in questo caso. Sì, pianoforte solo, infatti il titolo del mio concerto è Solo Piano, che è un titolo un po' ambiguo, diciamo, solo piano perché solo pianoforte, ma solo piano perché dà anche un senso, cioè il mio programma è costruito in modo tale da infondere anche molta quiete, molta emozione, molta emotività al pubblico. E io lo sto constatando ogni volta, quest'anno ho fatto più di 30 concerti, vedo sempre che le persone, i fruitori, i più esperti, i meno esperti, i più giovani, meno giovani, giovanissimi, persone anziane, godono tantissimo nell'ascoltare la musica, sia la musica classica, quella storicizzata di Chopin, di Bach, di Rachmaninoff, che sono gli autori che io amo tantissimo, fino agli autori più recenti come Astor Piazzolla e i viventi come Ludovico Einaudi, Philip Glass, Michael Nyman, Riki Sakamoto e altri. È un percorso abbastanza particolare, perché di solito quando si parla di piano, concerti di pianoforte, sai, le persone tendono un po' ad avere dei pregiudizi. Invece poi alcuni magari casualmente entrano nei teatri o nelle chiese dove mi invitano a suonare e poi non mi mandano via, perché ogni concerto devo fare sempre 1, 2, 3, 4, a volte anche 5 bis. Possiamo dire che c'è una riscoperta della musica classica, soprattutto da parte dei giovani? Io direi di sì, anche se poco. Guarda, la cosa che mi consola molto è che ho letto alcune notizie su internet, ovviamente, c'è un'iscrizione boom al liceo classico, ai licei classici, quindi significa che i ragazzi, dopo questo quinquennio, questo lustro di tecnologia avanzata, esasperata, questa moda di seguire le masse, c'è un ritorno alla riflessione. E quindi magari un ragazzo che vuole studiare il greco e un ragazzo che vuole studiare il latino è il medesimo ragazzo che magari vuole studiare a parte Dante Alighieri, ma anche la musica di Beethoven oppure l'opera lirica. E non dimentichiamo che se esiste l'italiano moderno è perché c'è stato il latino.